Adesso ripongo tutta la mia fiducia in Stefano Ranucci, che abbiamo al telefono. Stefano, mi raccomando, che oggi ecco, impegnativa. È stata impegnativa. Oggi sì. Una puntata che se passava un gatto nero davanti lì alla radio si toccava i coglioni, scusate il termine. Hai ragione. E domenica mattina ste argomentazioni. Hai ragione. Ho capito, ma tanto è la giornata mondiale sull'AIDS, cosa dobbiamo fare? È vero, c'hai ragione. Se non ne parli sbagli. Io oggi ho la giornata mondiale della magnata invece. Ma come mai? Posso, tanto cambiamo argomentazione, sì, questi ultimi minuti così. Sì. Allora io sto andando a moglie. Di Maiolati. Brava. Con gli spuntini. C'è moglie di moglie, esatto. Di Maiolati spuntini. Praticamente. Spuntini. C'ho un pranzo da Yolanda. Mm. Un nome che è tutto un programma. Esatto, mitica trattoria Yolanda. Mm-hmm. Che per il compleanno di una signora ottantenne. Oh, però facciamo gli auguri. Vado ad allietare il pranzo. Bene. Così se magna scrocco e si ride. Se sbudella da ride. Oh, che meraviglia. Però del solito, insomma, va sempre così. Non ti piace la mia socia Cristiana? Non credo sia. È lei la Yolanda? No. Stiamo scadendo un po' nel pecoreccio. Io adesso vorrei... No, anche lei è la Yolanda. Sì. Vabbè, dai, su, sorridiamo un attimino. Per carità, però. Insomma, allora. Niente, quindi ragazzi, praticamente io oggi vado un po' de fuga perché mi stanno venendo a prendere e io ancora c'ho da preparare tutto il mio accrocchio, l'amplificatore, de qua, de là, de su, de giù. Non sei ancora in pigiama, dai. No, ma sei nato, so tutto bello sdocciato, sbarbato, pettinato, lavato e stirato, lavatura e stiratura. Stavo vedendo sul tuo profilo di Facebook, dunque non riesco a capire che cosa c'entri in mezzo a queste foto dove si vedono, insomma, delle le bellezze donzelle. Di Ancona. Perché dove c'è su io c'è la figa, ragazzi. Eccola lì, gliel'hai servita su un piatto d'argento. Questa era l'elezione di Miss Ancona in Piazza del Papa e mi hanno chiamato per andare a sparare due coglionerie. Quanto sei bello rubicondo, te. Bello Cristiano. Guarda che bello che è. Il vino di ieri sera, dai. Senti Stefano, ragazzi, ditemi, volete una barzellettina? Una battuta, una cosa così, una di quelle. Anche perché tra l'altro la settimana scorsa ci hai dato sola di barzelletta, sì, quindi questa settimana ti devi recuperare. Non mi ricordo cos'era successo. Beh, ve la dico, siccome visto che è questo compleanno di sta vecchietta di 80 anni, no? Allora pensavo che io questa qui la buttavo lì parlando dei vecchiette. Praticamente che c'è una che va dal dottore, no? Tutta trafelata, entra dentro lo studio del dottore bussando animatamente e dice: senta dottore, io c'ho un problema. E dice: dica. E guardi, io praticamente faccio 1 milione di scoreggi al giorno, però non puzza e non fa rumore. Dice: pensi che già il tempo che io ho dato la mano ne avrò fatte 200 o 300. Me vuole visitare. Il dottore gli dice: no, guardi, non la visito, prenda queste gocce e si presenti da me tra 15 giorni. Ma come, con sto problema che c'ho non mi visita? No, gli dico: venga da me tra 15 giorni. Benissimo. Si ripresenta dopo 15 giorni, indemoniata più che mai, gli dice: scusi dottore, ma come, sono venuta da lei 2 settimane fa, non mi ha visitato, mi ha dato ste gocce, non solo continua a fare 1 milione di scureggi al giorno, ma dè puzzane come il colera. Dice: bene signora, allora intanto il naso gliel'avevamo stappato, adesso passiamo alle orecchie. Va bene, ok. No, mi viene da ridere. Questa Stefano, tu la racconti oggi nel compleanno della sì, signora. Perché no? Certo. Magari a fine pranzo. Ecco. Stefano, tu hai il televisore vicino? Sì. Allora, guarda, siccome stamattina eravamo un po' in imbarazzo, io e Claudia, perché dovevamo dare una notizia che compare nel nostro sito. Adesso se te lasci questa foto, poi ti dico una cosa su sta foto. Ecco, quella che non c'è più. È sparita. È sparita. Prima ne avevamo vista una molto carina. No, ma sotto l'ombrellone col termosifone, ragazzi. Sì, dai, lì perché noi siamo scemi al mare. Siete avanti. Siamo molto avanti. Ti volevo chiedere un commento, perché noi non possiamo farlo perché dobbiamo rimanere, insomma, abbastanza seri. Però tu ci potresti aiutare a commentare questa notizia che è sul sito di ETV. La vedi? Sì, ma l'ho letto stamattina. Ecco. Ma senta, allora ho visto un commento su Facebook che a volte fa anche più ride, no? Dice: è come quello lì, dice: ciao, ti presento mia moglie Carlotta. Beato te, la mia scureggia pure. Ecco. No,
Va bene, oggi è così. Oggi va così, oggi va così. Tanto dovevamo un po' risollevare. Ragazzi, però se voi mi presentate sti gabarè, c'ho de là mia moglie nell'altra stanza, mi sta dicendo che classe stamattina. Beh, non ha tutti i torti, devo dire. Beata donna, insomma. Ma tua moglie, scusa, sono un po' indiscreto. Dimmi. Al di là del volerti bene, questo è ovvio. Esatto. Ma ti sopporta o... Guarda, tanto... ma non è... Guarda, che a me non è che mi si deve sopportare tanto, no. Perché comunque alla fin fine c'è... C'è, insomma, se sta allegri, ecco. La mattina si è venuta qui e mi ha fatto una carezza. Che carina! Vedi, quindi non è vero, non lo sopporta, ma lo supporta. Sì, 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 che no, più quello è vero, quello è vero, ma conosciuto così. Grande donna, grande. Ha detto che mi sta dicendo da dietro: di che non ti scambio con nessun altro. Ecco. Infatti, Stefano Ranucci ce n'è solo uno. Esatto, esatto. Per fortuna. Ma Vespa, no? Senti, ma purtroppo. Quella barzelletta, poi chiudiamo. Sì. È un'altra robetta carina, perché poi io martedì 10 farò un reading nel negozio di Blue Mouse Computer in via Martiri della Resistenza. Mm-hmm. Sarebbe quel reading, quella lettura di quel libro di Invernacolo Anconetano. Okay. Parole grosse, comunque, insomma, di modi di dire, come si dicono in anconetano, una cosa che fa ridere. Allora lì stavo facendo vedere il calzetto. Sì. Perché la definizione italiana era effetto indesiderato provocato dall'elastico delle mutande o dei calzini. In anconetano si dice rinsega. Questo proprio è un gergo tecnico. E allora facevo vedere l'effetto indesiderato dal vivo, capito? Ah, ecco. Per fortuna, insomma, però non si vede. Visto che stamattina avete preso questa piega, insomma, dove state... Questa rinsega, questa si rinsega dice. Di questi venti, no? Diciamo così. Cioè, io, vedi, approfitto rubando questa qua. Bravo! Sembra una mattonella delle se ci ring. Vuoi leggere questa cosa almeno per gli amici in radio, così poi la traduciamo. Esatto, bravo, carina. No, la traduce lui. Un po' di vento porteria via tutto stu caligo. Significa il caligo è quando c'è quella calura, no? Che crea quella nebbiolina, quando quelle robe che succede in agosto con l'umidità, sì, no? Sì, l'umidità dell'aria si chiama caligo. Okay. Io continuo a imparare delle cose nuove, eh? Esatto. Dopo che ho scambiato, cos'era, la finlandese con la canadese? Com'era, Stefano? Scusa. No. Sì. Ho scambiato la canadese con la finlandese, la tuta, sì, come esatto, diavolo. Per cortesia, Cristiano. Mia moglie mi sta dicendo: ma questo Cristiano di che pianeta è? Da Marte. Viene da Marte, Mari, viene da Marte. Vabbè. Ragazzi, bene. Sì. Allora buona domenica, spero che abbiamo strappato un sorriso a qualche nostro ascoltatore. Abbiamo svernato. Esatto, ci abbiamo svangata, ecco. Questa è la locandina del reading. Sarai bello te, no Cristiano? Mamma mia, quanto sei una mucchia, brutto. Una hai ragione. Ti devo dare ragione. Benissimo. Grazie Stefano. Ti voglio bene, ciao. Un saluto anche a tutti noi, te ne vogliamo. Buona domenica a tutti, grazie. Ci sentiamo domenica. Un bacione. Buona domenica. Ciao. Ciao. A presto. Quelli del primo piano.